questo un viaggio semplice, facile, quello che avete deciso di accettare, però un viaggio fondamentale, un viaggio che in qualche modo condizionerà, come ha sempre fatto e come è successo, la coscienza dell'individuo, un viaggio che dovrebbe essere fatto da tutti. Un minuto di silenzio in ricordo, come vi ho detto, prima di arrivare, a tutti i bambini, a tutte le donne, a tutti gli uomini che qui sono morti. Veramente molto colpita dall'essere qui oggi assieme a tutti voi, colpita come cittadina e ancora di più come rappresentante di una istituzione. Sono coinvolta anche nell'impegno di poter dire con forza e con grande volontà positiva: mai più, non succedano più queste cose. Noi oggi non siamo qui per provare delle emozioni, anche se l'impatto indubbiamente è molto forte. Credo che noi siamo qui prevalentemente per conoscere, per sapere. Qui siamo dentro a un documento vero, non ce lo raccontano, siamo qui. Sapere e conoscere è uno dei profili fondamentali che costituiscono la dignità di una persona. Conoscere quello che è successo veramente, ma anche adesso positivamente conoscere la realtà, chi sono le persone, quali sono veramente le vicende anche della nostra storia contemporanea. Perché credo che dobbiamo essere convinti di una cosa, che ogni nostra azione, quella che compiamo anche ordinariamente, è fonte di conseguenze che possono essere positive o negative a seconda del valore, della conoscenza che abbiamo davvero della realtà e delle persone. Amze menuchane kona תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים ותורים, כזוהר הרקיע מזהירים, את נשמותיהם של 600 רבבות אלפי ישראל, אנשים ונשים, ילדים וילדות. Che sono tornati miracolosamente da questi mattatoi per esseri umani, anche se erano tornati in età giovane oggi,
sono invecchiati, sono ormai anziani, ma molti, moltissimi di essi non sono più con noi. Vorrei ricordare in questo momento quello che ci ha lasciato da pochissimo, Shlomo Venezia. Shlomo Venezia è stato uno dei reduci della Shoah, di questi luoghi. Vorrei ricordare tanta altra gente. Io ho avuto nella mia famiglia persone che sono state portate qua e non sono mai più tornate.